Che sonno. Andiamo subito a dormire, dai. Si è fatto tardi, ormai è mezzanotte. Si è fatto poco tardi. Andiamo. Ma è sorto il giorno. È già giorno. Si è fatto già giorno. Buongiorno, giornata. Bene, sì, ragazzi, siamo subito venuti con questo nuovo video. Beh, recentemente ne sto caricando anche molti, effettivamente. Ma che lo noto, sì, effettivamente sto caricando molti video. Però spero vi possa piacere. Ovviamente, come sempre, vi dico anche di commentarmi con dei circuiti che vi potrebbero interessare. Anche perché almeno così so già cosa portarvi e anche l'utilità che potrebbe servirvi in termini di qualcuno almeno servirà sicuramente. Comunque, ho cambiato il vetro come faccio sempre, così almeno so che questo l'ho portato. Sono tutti più o meno tutti rossi, tranne quelli lì che sono già stati stanno in costruzione almeno. Comunque, oggi, come vi ho detto seguendo dal titolo, siamo su come creare un circuito di letti, un nuovo circuito di letti, perché effettivamente quello che sta già sul gioco, cioè presente in game, fa un pochino schifo, perché non tutti i player, cioè almeno non è che fa schifo, è che tutti i player non dormono quasi mai nei server. E quindi perché non fare una cosa del genere? Beh, potevano già pensarci loro, però ci sono qui io per aiutarvi. Infatti oggi siamo qui. Comunque, iniziamo subito creando questi circuiti qui. Andremo a mettere questo sensore di luce e gli andremo a dire che soltanto quando è notte dovrà attivarsi. Infatti adesso che è giorno è spento. E subito accanto gli mettiamo uno identico spiccicato, ma che fa la stessa cosa solo nel giorno. E gli mettiamo due pizzichi di redstone. Successivamente mettiamo due blocchi e due torce di pietra rossa. Ovviamente quello del giorno andrà a spegnere quello alla fine. Invece questo qui si spegnerà perché questo qui non è attivo. Successivamente andiamo a mettere qui un common block e un comparatore. Adesso a questo common block qui. Questo, come l'ho già chiamato, test, perché va a testare se tutte quante le entità, o in questo caso i giocatori, stanno sull'effettivo letto, super letto in questo caso. Ovviamente qui c'è, non è un errore, ma è una cosa che voi dovete fare. Io l'ho fatta in maniera diversa per farvi vedere per farvi vedere che funziona, anche perché non ho 8 player da farvi vedere. Qui comunque il comando che voi dovete inserire è questo qui. Questo qui. Ora lo faccio ritornare normale perché per dei test mi serve che tutte quante le entità funzionino, anche perché se devo fare questo risultato qua, buttandoci sopra degli item, li faccio faccio calcolare al combo che quelli sono come dei player, quindi non giudicatemi nel caso. Comunque poi mettiamo un comparatore e mettiamo tutti quanti questi pezzi di redstone. Ovviamente questi pezzi di redstone hanno un significato, perché dobbiamo mettere tanti pezzi di redstone quanti riescono a farci far contare 8 player. Perché il common block li va a contare soltanto, non va a dire sono 8 player, li va semplicemente a contare. Ovviamente qui questo C uguale a 8 era semplicemente un modo per me per ricordarmi che questa catena era lunga 8 blocchi. Infatti se andiamo a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 blocchi. Poi, ovviamente, una volta che arriverà qui, l'impulso attiverà questo circuito a pistone. Ovviamente questo qua è un pistone appiccicoso, che adesso andiamo a buttare. E qui ci saranno dei common block che andranno a mettere giorno, ovviamente. Poi ci sarà uno slash 6 che andrà a dire è sorto il giorno o un messaggio custom che vi verrà a voi. Ovviamente qui al nome del common block potete mettere quello che vi pare in genere. Io ho messo bot, ma potevate mettere anche server. E poi qui c'è un fix bug per quanto riguarda un bug che potrebbe venire per quanto riguarda i comparatori. Per
Perché sì, c'è sempre questo bug dei comparatori che va a far sì che rimangano attivi anche quando il common block non dovrebbe funzionare più. Quindi ovviamente vi consiglio di mettere questo set block con un unpower comparator esattamente qui. Poi lo dovreste andare anche a girare nel caso, cioè dovete modificarne la data, che sarebbero dei numeri successivi a questo, tipicamente così, e praticamente dovreste andarlo a sistemare in questo modo. Ora ovviamente io già l'ho allineato, quindi il set block lo fa direttamente così, senza che lo devo andare a allineare manualmente o con dei codici aggiuntivi. Questo, ragazzi, era il circuito, devo dire abbastanza semplice. L'unica cosa che mi ha dato particolarmente fastidio è stata questa cosa qui, perché volevo crearla solo con i common block, questa linea, ma purtroppo non ci sono riuscito. O almeno si poteva anche fare, ma ho preferito fare con la linea, così almeno i meno esperti di voi mettono semplicemente, ok, sono 8 player, va bene, metto semplicemente una linea da 8. E quindi poi faccio il meccanismo, anche perché così è anche più configurabile. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare like, iscrizione e commentino e soprattutto di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video del canale. Potete anche abbonarvi al canale oppure fare una donazione con i link che stanno nel canale YouTube, in descrizione di ogni mio video. Il video è fino a qui, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!